Sì, non è arrivato il gol, hai ragione, però abbiamo fatto una buona prestazione, la squadra, questa è la cosa importante, lo spirito è la cosa fondamentale in queste amichevoli. Penso che qualche passo avanti sia stato fatto anche oggi, non abbiamo preso il gol anche oggi, quindi è sempre un fattore positivo. Dietro i ragazzi hanno fatto bene, dobbiamo migliorare ancora tanto nella prima pressione e in certi sviluppi di gioco, però comunque abbiamo lavorato su delle cose questa settimana e le ho viste. Quindi sono contento per questa cosa, sono contento che i ragazzi hanno l'entusiasmo giusto e ci stiamo preparando un passettino alla volta per l'inizio del campionato, ormai ci siamo quasi, C'è qualcuno, so che non è bello fare nomi, però in questo caso ti ha impressionato, a parte Leo, di per sé anche Basci, ad esempio, e, insomma, no, dimostra i suoi 18 anni freschi. fortunatamente. No, sai, fare nomi non è mai bello, ti dico la cosa importante. Che anche tutti i ragazzi che sono qua con noi, che sono tanti, si sono messi tutti a disposizione a lavorare. In allenamento spingono forte e si vede che comunque i risultati poi ti dà sempre il campo la domenica. Oggi penso che hanno fatto comunque tutti una buona prestazione, tutti i ragazzi giovani, ma tutti i nostri hanno fatto una buona prestazione. E quindi penso che si passi dal miglioramento dei singoli per arrivare a un miglioramento di squadra. Penso che quella è la cosa fondamentale. Giocare un po' di più, è stata la prima partita dove ha messo qualche minuto in più nelle gambe, era il nostro obiettivo di recuperarlo completamente. Non teniamo presente che lui è fermo da un anno, sarà passato tutto l'anno scorso in infermeria e quindi deve ritrovare un po' le sensazioni del campo, deve ritrovare un pochino la sensazione di darsi. Lui gioca molto di fisico, deve ritrovare quelle sicurezze lì. Piano piano, con le partite, sono convinto che farà sicuramente un percorso di miglioramento. Già oggi è migliorato rispetto all'altra partita, quindi sempre un passettino alla volta. Infatti, non deve avere fretta di fare le cose, lo dico sempre in allenamento, di essere lì sempre con la testa ben presente. Insomma, non so, ha sentito un pochino qualcosina tirare, però non dovrebbe essere più grave. Adesso è caldo, quindi a caldo è difficile sempre fare valutazioni. Lo rivalutiamo martedì, lo vediamo un attimo voi dottori, vediamo un attimino. Gli altri, Bertoni ha cominciato ad allenarsi con la squadra, sta proseguendo il recupero e quindi penso che la prossima settimana sia come tutta settimana, quindi è un passo importante. Lombardoni, anche lui piano piano sta tornando, dovrebbe cominciare a fare qualcosa all'inizio settimana. Per magari essere disponibile per la partita, uno spezzone, vediamo. Comunque sono tutti in miglioramento. Saporetti sta migliorando anche lui, anche se ci vorrà un pochino più di tempo. E poi abbiamo un ragazzino Zalaboni che comunque anche lui sta facendo un buon percorso e penso che a breve, tra una settimana, magari avremo anche lui. Fondo di Fietta. Fietta, non sappiamo ancora bene le cose, ci sono degli esami di accertamenti delle cose, quindi adesso sarà una cosa mia. Il dottore sta lavorando per regalarci un giocatore in più dietro. L'abbiamo detto anche settimana scorsa. Sulla cosa della fisicità ti dico non sono neanche tanto d'accordo perché comunque abbiamo quattro attaccanti uno diverso dall'altro, più c'è il ragazzo della primavera, l'anno scorso ha fatto tanti gol in primavera e quindi come filosofia nostra di società dobbiamo portare avanti anche questi ragazzi e secondo me è stato sfortunato che si è fatto male abbastanza presto in questo ritiro e quindi non ha potuto giocarsi anche le sue carte, però ha una buona prospettiva anche lui, quindi sicuramente deve lavorare tanto, deve migliorare tanto, perché però ha dei grossi margini di miglioramento. Abbiamo quattro attaccanti diversi, caratteristiche molto diverse l'uno con l'altro, sarà a noi riuscire a combinarli bene. Abbiamo Sacchettiere che ogni tanto potrebbe anche potenzialmente fare quella, e abbiamo visto comunque c'è una gamba importante, ha giocato comunque, è andato molto bene e quindi abbiamo anche quell'alternativa lì in più. Vediamo, comunque c'è da scegliere, ecco. A Lopez, è tutto l'avvio Lef perché ha fatto veramente un bel gesto, infatti sono andato a complimentarmi con lui a fine partita perché ha tolto un ragazzo per giocare 10 contro 10 e devo dire che l'ho apprezzato molto.